Benvenuti nel CD di riprogrammazione mentale che vi aiuterà a diventare ricchi. Non ascoltate questo CD mentre guidate o operate su veicoli o macchinari pesanti o se soffrite di epilessia. Nel dubbio, consultate il vostro medico. Se state ascoltando il CD su un apparecchio stereo, queste parole dovrebbero arrivarvi dalla cassa di destra e queste da sinistra. Durante l'esperienza sarebbe meglio sedersi o sdraiarsi in un luogo dove poter restare indisturbati e ignorare il mondo esterno. In genere, è preferibile chiudere gli occhi. Questa tecnica di rilassamento non equivale al sonno. Durante la trance, infatti, rimarrete in stato di veglia e potrete sentire tutto quello che succede e tutto quello che vi dirò, ma pur restando vigili, in voi avverranno dei cambiamenti. Sarà come un sogno a occhi aperti. Dovete solo rilassarvi e lasciare che i suoni vi avvolgano. Potrebbe accadervi alla fine della procedura di non ricordare tutto a livello conscio, ma vi sentirete bene seguendo le mie istruzioni. Ora mettetevi comodi e appena siete pronti, chiudete gli occhi e concentratevi sul respiro, in modo da potervi svegliare, se aveste bisogno di farlo, in qualsiasi momento. Ma adesso lasciatevi andare. State ascoltando questo CD per una ragione. A mano che ascolterete le mie parole, diventerete sempre più consapevoli di certe sensazioni. E mentre vi rilasserete profondamente, la fiducia in voi stessi aumenterà e vi sentirete più padroni della vostra vita. Al termine della procedura vi sentirete freschi e rinvigoriti, pervasi da un senso di calma e di rinnovamento interiore. Perciò adesso osservate il vostro respiro, salire e scendere lentamente, come se fosse indipendente da voi. Chiudete gli occhi quando volete, continuando a fare attenzione al respiro, inspirando ogni tanto profondamente. Mentre vi concentrate sul respiro, la mia voce vi accompagna durante il rilassamento, perché in questo momento dovete solo lasciarvi. Osservando la pulsazione, il battito del cuore, lasciatevi assorbire sempre di più dalla vita e dall'energia del vostro corpo. E adesso cominciate a contare mentalmente a ritroso a partire da 300. 300, 299, 298, 297, 296, 295. Non ha importanza 200. Se perdete il conto o saltate qualche passaggio. Riprendete a contare dal numero cui siete arrivati e osservate che non vi accorgete quando perdete il conto e vi assopite, ma solo quando ritornate momentaneamente vigili prima di essere ancora più sprofondati nel rilassamento. Così, finché questa parte della vostra mente è attiva, se conta, va bene. E quando non conta, va bene lo stesso. Non è necessario che ascoltiate consciamente. Sarà il vostro inconscio ad ascoltare tutto quello che è necessario ascoltare. E vorrei che osservaste quale punto del vostro corpo sentite più morbido e disteso. Lasciate che le spalle scendano un po' di più a ogni espirazione, finché non diventano sciolte e rilassate. Mentre le spalle si distendono, sentite che il rilassamento e la sensazione di benessere si espandono giù per le braccia e in tutto il corpo, nelle cosce e giù per le gambe fino ai piedi.
potete sentire le parole, accorgervi di sentire le parole, e potete accorgervi di sentire che il vostro corpo si rilassa, e si rilassa la mente, diventata molto sensibile alle mie indicazioni che vi sono così utili. Il respiro procede da solo ormai, la mente pensa da sola, e voi potete solo vederla vagare, poiché la vostra esperienza, la vostra comprensione, la vostra consapevolezza possono sconnettersi e rallentare. Rilassate. Ad alcuni piace rilassarsi in vacanza, rilassate in qualche luogo caldo e soleggiato, i muscoli del collo, con il cielo blu, lasciate limpido, distendere ancora le spalle, con il dolce riverbero dei raggi del sole che luccicano sul mare, lasciate andare sempre di il suono rilassante del flusso, finché non le sentite le onde in anche lontananza. Più rilassate. Pensate alle sensazioni legate all'ancora di ricchezza che avete evocato unendo il pollice e il medio. E immaginate adesso di portare quelle sensazioni di benessere in ogni settore della vostra vita. Immaginate di svegliarvi ogni mattina provando queste sensazioni e guardate come vi vedreste, ascoltate come ascoltereste e sentite quanto è bello sapere ogni giorno d'essere ricchi. Vivete realmente la situazione come se fosse adesso. Scegliete di essere ricchi. Un giorno un monaco gioite del andò successo a passeggiare altri, nella foresta, poiché il denaro vi fa sentire a vostro quando agio. Tornò a casa siete creativi, vi scoprì un ladro che lo stava derubando dei suoi beni in quanto state acquisendo consapevolezza, ma lo lasciò sconcertato dicendogli: vi circondate pure di persone tutto quello di successo, che vuoi fare soldi. Il ladro sorpreso bello, il vostro lavoro beni del piace, monaco i vostri pensieri sono energia pura che entra in sintonia con rilassandosi nella sua casa e guardando le stelle fuori dalla finestra di voi. Il monaco adesso avete per la mente più pensieri di felicità, ladro, benessere, se solo potessi dar gioia, splendida allegria e pace interiore. State diventando più ricchi. Voglio parlare a quella parte della vostra mente responsabile di qualsiasi povertà di pensiero, di qualsiasi pattern vi reprima o boicotti i pensieri e i comportamenti. E vorrei chiedere al vostro inconscio di trovare nuovi modi per il futuro, di procurarsi tutti i vantaggi che vi procurava la povertà di pensiero. Trovate adesso queste nuove strade, così che d'ora in poi sia per voi naturale avere più ricchezza di pensieri e comportamenti. Ora, immaginando un passato più prospero, riprogrammerete il vostro termostato finanziario. Immaginate un passato in cui siate cresciuti circondati da persone che credevano nel vostro potenziale e avevano i mezzi finanziari per sostenervi e che di conseguenza abbiate una mente programmata molto positivamente per la ricchezza. Come vi sentireste da bambini che sanno che ovunque vadano o qualunque cosa facciano sono completamente accettati e amati, desiderati e che le risorse non mancheranno mai? Quali regali ricevereste per il compleanno? Con quali amici giochereste? Quali messaggi positivi e consigli ricevereste in un ambiente così ricco? Quali convinzioni vi creereste in merito a quel che è possibile crescendo in un mondo tanto ricco? Come vi sentireste da teenager cresciuti, sapendo che dal momento in cui siete nati c'è sempre stato abbastanza denaro per fare qualsiasi cosa desideraste veramente? Con chi vorreste trascorrere il tempo? In quali paesi vorreste viaggiare? Quali sogni e speranze avreste per il futuro? Quanto vi sentireste sicuri e fiduciosi? Come vi sentireste nella transizione alla condizione di adulti? Che cosa vorreste fare? A chi vi vorreste associare e per fare che cosa? Dove scegliereste di vivere?
quanto vi sentireste soddisfatti di voi stessi? Quanto vi sentireste soddisfatti della vita, sapendo che, accada quel che accada, ci saranno sempre abbastanza risorse? In vi scoprirete un primo più felici e realizzati. Dovete azionare da una oggi pompa, in poi, perché l'acqua riuscirete spontaneamente a trovare più bellezza e gioia in ogni momento, continuo. Ogni giorno e più denaro fluisce, più ricchi, poiché più facile è per voi sentirvi che vi portano ricchezza. Siccome vivete ogni giorno i vostri valori, diventate sempre più ricchi. Entrate nella vostra sala di controllo mentale, guardatevi intorno e osservate i quadranti e gli interruttori. Rivolgetevi al quadrante su cui è scritto termostato della ricchezza. Guardate a quale livello è regolato e alzatelo al massimo. Adesso immaginate come sarebbe la vostra vita se i nuovi livelli fossero per voi normali e naturali. Poi alzateli ancora, in modo che siano il doppio dei livelli originari. E di nuovo immaginate come sarebbe la vostra vita se la somma di denaro indicata dai nuovi livelli fosse agevole da guadagnare, risparmiare, investire e spendere. Adesso alzate il termostato fino al livello più elevato cui può arrivare. Lasciatevi andare alla gioia, sognando come sarebbe la vita se aveste accesso a una ricchezza illimitata. Quando siete pronti, riportate il termostato a un livello più agevole, regolandolo però in modo che sia almeno un po' più alto di quanto non fosse prima che cominciaste l'esercizio. Quando pensate al denaro che avete adesso, che cosa immaginate? Alcuni pensano alle cifre su un estratto conto bancario, altri vedono pile di denaro o ancora qualcos'altro. Indipendentemente dall'immagine che avete del vostro denaro, adesso figuratevi di averne di più. Cifre più alte sugli estratti conto, pile più grandi. Immaginatene sempre di più e che ne affluisca sempre di più. Potete vedere più banconote, cifre maggiori sugli assegni. I valori sullo schermo iniziano a salire e le immagini sono tridimensionali, brillanti e reali. La vostra mente creativa inizia a osservare dove potete aggiungere valore, dove si trovano le opportunità per fare buoni affari. Che cosa vi piacerebbe offrire che il pubblico sarebbe disposto a comprare? La immaginate una grande ricchezza naturalmente che converga sugli effetti positivi e avrete maggiori risorse di quante ne abbiate mai in forma di banconote o assoluti. Osservate quanto starete percepito d'ora in poi ed è bello sapere che ve la meritate e non importa se sarete più ricchi. Immaginate quali grandi e positivi cambiamenti vi porterebbe la ricchezza così rapidamente e quanto potreste cambiare il mondo adesso, perché vi amate e vi approvate. Adesso sapete che cosa volete. La vostra mente sarà capace di usare la sua genialità creativa per realizzare i vostri progetti, di considerare tutte le risorse che vi sono necessarie e il modo di organizzarle, a quali dare la priorità, e con la consapevolezza degli ostacoli che si possono incontrare lungo il cammino, è possibile conoscere le soluzioni in anticipo, poiché la vostra mente può cambiare e mettere costantemente a punto i propri piani attraverso un continuo feedback, come un aeroplano che aggiusta di continuo la rotta per arrivare a destinazione. Pensate a qualche ricca personalità che ammirate e immaginate che si trovi di fronte a voi in questo momento. Immaginate di entrare nei suoi panni e di vedere il mondo attraverso i suoi occhi. E percepite come sia bello sentirsi così ricchi, come vi sembra. E adesso immaginate di diffondere questa sensazione di ricchezza su, fino alla cima della vostra testa, e giù, fino alla punta dei piedi,
e di portarla con voi nella vita di tutti i giorni. Immaginate di trovarvi in un anno del futuro e che sia l'anno migliore che abbiate mai vissuto. In questo caso, quali saranno le condizioni della vostra salute, delle vostre relazioni, finanze, carriera, vita spirituale e di tutti i settori più importanti della vostra vita? Pensateci e immaginatelo adesso. Immaginate il vostro giorno ideale. Vivetelo adesso, godendo di come cominci bene, delle persone che incontrate, di come vi assecondano, dei luoghi in cui andate, delle iniziative che prendete e del tempo che vi concedete per prenderle. Deliziatevi per l'ingenuità della vostra immaginazione. Guardate quello che vedreste nei minimi dettagli. Ascoltate quello che sentireste e percepite quanto bene stareste. Quando pensate al futuro, la vostra mente conosce la direzione della propria linea temporale. E allora immaginate adesso grandi e brillanti immagini di voi stessi che raggiungete i vostri obiettivi. Guardate le immagini dei vostri futuri successi, disseminate lungo la linea temporale, e rendetele più grandi, più brillanti e tridimensionali. Poi entrate in ognuna di queste immagini sulla linea temporale e imparate il percorso che vi ha portato al successo. A volte, prima di iniziare un viaggio, consultiamo la cartina per sapere quali strade dobbiamo attraversare. E perciò fate conoscere adesso alla vostra mente quale vita meravigliosa volete per il futuro. E a mano che guardate le immagini che scorrono sulla linea temporale, sapete che il futuro sarà bello, perché la motivazione per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissi sta crescendo. Il denaro fluisce verso di voi facilmente. Vitale. Siete una fonte infinita di opportunità per apprezzare tutti i vostri bisogni sono soddisfatti e provate gratitudine che vi si rivela la bellezza di ogni giorno, la prosperità esistente nella vostra vita. Ricchi. Provate gratitudine guadagnare per tutta la ricchezza e la prosperità della vostra vita, perché diventa il naturale risultato la vita del vostro modo di pensare. L'energia creativa che infondete nel vostro lavoro vi ritorna moltiplicata della vostra abbondanza. Essere ricchi. Vi concentrate su quello che vi piace. Accogliete a braccia aperte attraete ogni successo sulla strada della più grande felicità. Sono piacevoli. Vi amate e positivi. E vi approvate. Vivete ogni giorno, ogni respiro come un'opera d'arte che vi si dispieghi davanti agli occhi e gioite dell'unicità e della bellezza di ogni momento a mano che si rivela e semplicemente gioite di vivere il momento. Questa è la storia di un ricco uomo d'affari che noleggiò un peschereccio per una giornata di relax in mare. Il sole risplendeva e l'uomo si rivolse al pescatore che guidava l'imbarcazione sulle acque del porto. «Mio caro giovane», disse il ricco uomo d'affari, «sono in grado di insegnarti i segreti del successo se soltanto mi ascolterai con attenzione». «Benissimo», acconsentì il giovane sorridendo mentre puliva il pesce pescato al mattino. Anche se era un po' incuriosito dai modi incuranti del pescatore, l'uomo d'affari iniziò a impartirgli la sua lezione. Prima di tutto, raddoppia il prezzo del pesce. Guidi un buon battello e sai dove trovare le acque piene di pesci. «Perché dovrei farlo?» replicò il giovane pescatore mentre osservava distratto le onde sulla spiaggia. L'uomo d'affari restò sorpreso e rispose: «Perché così potrai comprare un altro peschereccio e poi ancora un terzo e ospitare più turisti e pescare più pesce, e se lavori sodo guadagnerai abbastanza da comprare un'intera flotta». «Ma perché dovrei farlo?»
chiese il giovane pescatore mentre si crogiolava ai raggi del sole pomeridiano. A questo punto l'uomo d'affari si sentì confuso. «Perché così diventerai ricco e potrai assumere persone che lavorino al tuo posto, mentre tu trascorrerai i giorni a pescare e a rilassarti al sole». «Ah», disse il giovane pescatore, annuendo con serietà, «questo sì che sembra meraviglioso». Mi piacerebbe che il vostro inconscio vi aiutasse a rendervi conto di quali siano le ricchezze che avete già e a notare sempre di più i momenti belli della vita quotidiana. In questo modo riprogrammerà i vostri filtri percettivi perché osserviate sempre più spesso le ricchezze che avete già. E a mano che registrerete i momenti ricchi di ogni giorno, vi sentirete più ricchi. Vorrei che il vostro inconscio amplificasse queste forti sensazioni e che le ricreasse ancora e ancora, in modo che ogni giorno si amplifichi anche la vostra ricchezza, perché più ci si concentra su qualcosa, più se ne riceve. E provando gratitudine per tutto quello che è meraviglioso nella vostra vita, vi sentirete sempre meglio. Prima di svegliarvi, vorrei che il vostro inconscio rinforzasse ogni pensiero positivo che abbiate mai avuto su voi stessi. E mentre vi svegliate, percepite il desiderio di essere attivi e ne gioite. Noi tutti sappiamo che siamo in grado di sognare a occhi aperti, di dormire e di svegliarci. E anche se non sappiamo consciamente come, ci svegliamo. Perciò adesso potete svegliarvi mentre conto alla rovescia, sentendovi riposati e vigili. Svegliatevi adesso, calmi e fiduciosi. 10, 9, 8. Svegliatevi gradualmente. 7, 6, 5, 4. Forse vi viene voglia di stirarvi e sbadigliare mentre vi svegliate. 3, 2, 1.